Tu non puoi permettere che Mattias commetta una cosa come quella che ha commesso ai miei danni. Cosa ti ha fatto? Raccontami, Antonella. Bene, è venuto a casa mia, è entrato nella mia stanza e mi ha rubato il diario segreto. Tu sei il mio ragazzo e hai il dovere di difendermi. Oh, ma certo che sì, è ovvio che ti difenderò. Senti, che vuoi da me? Volevo dirti che ti sei comportato piuttosto male, lo sai? Ah sì? E perché? Lo sai benissimo, quello che hai fatto alla mia ragazza è davvero troppo. Hai esagerato. Ho esagerato? Sì, hai esagerato e adesso te la faccio pagare. Senti, calmati, non ho voglia di litigare con te. Se vuoi litigare per forza sono qui. Ma credo che tu ti stia sbagliando, io non ho fatto niente. Io non mi sbaglio affatto, sei entrato nella sua stanza e hai rubato una cosa che non ti appartiene. E che non appartiene neanche a lei. Di che parli? Hai rubato il suo diario segreto. Quello che le ho rubato è il diario segreto di Patty. Ma sei sicuro? Sicurissimo. Senti, scusami, io non sapevo che... Ah, non lo sapevi? Le cose stessero così. Non mi avevi detto che il diario che ti ha preso Mattias era di Patty? Beh, ma questo è un dettaglio che ho deciso di omettere perché in fondo era irrilevante. Poi, in fin dei conti, Mattias l'ha trovato in camera mia. Quindi è come se fosse stato mio. Ha violato la mia privacy, ha commesso un furto. Ti stai arrampicando sugli specchi. La prima a rubare sei stata tu. Ma certo che è così. Ha dei problemi seri con se stessa, non farci caso. Scusa, cosa dici? La verità, sei un intrigante, organizzi continuamente complotti. E tu sei uno sciocco, Fabio. No, non sono io lo sciocco, tesorino. Questa volta tu hai combinato qualcosa di troppo brutto. Senti, Antonella, io non so bene perché lo hai fatto, ma queste cose a me non piacciono. Ma Natroccolo, che potrebbe mai succedermi? Potrebbe succederti che se andrai a dire a Mattias che sono io Cleopatra, lui non vorrà più saperne niente di te. Quindi lui non vorrà più sapere niente di me? No, perché tu sai che cosa prova per Cleopatra. Beh, il mio consiglio è che tu non gli dica niente. Fidati, è meglio. Sai una cosa, baby? Se a qualcuno non conviene che dica la verità, quella sei tu. E perché? Perché sì, perché lui ti ha scelto come amichetta del cuore. Lui ti ha scelto perché ti finga la sua ragazza. E che succede se Mattias si accorge che per tutto questo tempo gli hai nascosto una cosa così? Te lo dico io. A Mattias non piace che gli si menta su queste cose. E te lo dico perché lo conosco. Sì, però... Però niente. Se c'è qualcuno che può uscire perdente da questa storia, quella persona sei tu, ok? Quindi tienilo in conto. Mattias, vieni perché Patty vuole dirti una cosa molto importante. Che sia l'ultima volta che osi mettermi i piedi in testa, ok, brutta papera? Che hai da raccontarmi? Io ti devo raccontare che... È una cosa che non posso dirti, Mattias. Cosa? Può darsi che ti arrabbierai con me. No. No, ma parla, Patty. Hai confidenza con me, lo sai. Non c'è problema. Io ho scritto che nel mio diario... In realtà... Io e te... Sì? Non siamo fidanzati. Ah, era questo? Sì, era questo. E ho scritto, infatti, che io ti aiutavo per far ingelosire Antonella. Ma forse lei lo ha letto nel mio diario. Ma perdonami, Mattias, perdonami. No, Patty, non devi chiedermi alcun perdono. Tu hai scritto la verità. Va bene, sta tranquilla, non c'è problema. Molte grazie di tutto, eh. E questa messa in scena termina qui. Ho una notizia importante da raccontarti. E quale? Torno a giocare nel Boca. No, davvero? Sì. Che bello! Ma tuo padre... Me lo consente, mi lascia tornare a giocare. Ah, che bello, Mattias! E adesso ti do un'altra notizia che ti piacerà davvero molto. Ti inviterò a vedere tutte le partite del Boca e ti dedicherò tutti i gol. Sì. La voce che lei ha sentito è mia. Non è di Tamara. Ma,
Ma come ti è venuta in mente una cosa simile? Ma questa è un'assurdità. No, no, come avete potuto farmi questo? Ma non si arrabbi, Pedro, per favore, non si arrabbi. No, 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 sì, scusa, che mi arrabbio, invece. Per favore. Altro che se mi arrabbio. Voi vi siete prese gioco di me, gioco della mia società, no, gioco del mio tempo. Sì, ma guarda, sarò nonna per la prima volta. Nonna per la prima volta. Per la seconda volta. Cosa hai detto? Questo. Che sarà nonna per la seconda volta. La sua prima nipote è Patty. Cosa vuoi adesso? Vuoi litigare un'altra volta? Ancora? No. Questa volta devo dirti una cosa molto importante. Una cosa che volevi sapere da molto tempo. Che cosa? Leandro è tuo padre. Ma perché mi stai facendo questo? Un'altra volta con questa storia che sai che è mio padre, Antonella! Questo non è uno scherzo, non è un gioco! Sul serio, non sai quanto sia importante tutto questo per me! Smettila di giocare! Ma io non sto giocando! Ah no, e che cosa stai facendo? Senti, l'altra volta quando ho detto che Andrés era tuo padre, mi sbagliavo, ma questa volta ti assicuro non mi sto sbagliando! Eh sì? E come fai a sapere di non sbagliare? Perché lo so, perché so che è vero, Leandro è tuo padre, l'ho sentito con le mie orecchie! Cino mio, tesoro, lei non ha sentito nulla, mamma, chiaro? Mamma, non impicciarti, lasciami! Sì, mi impiccio, cara, perché su certe cose non si scherza, sai, per cui fammi il favore e tappati la boccuccia! Sai una cosa, Antonella, dar retta a tua madre, ma non solo oggi, sempre, Antonella, sempre! Sempre, sentito sempre! Bianca, faccia capire a sua figlia che non deve picciarsi degli affari degli altri, d'accordo? Sì, tesoro, stai tranquilla che ci penserò io, splendore. Stai pure tranquilla. Oh, meno male che sono arrivata in tempo che ho... Devo parlare con te. Antonella, non voglio né vederti né ascoltarti. Ma io sono venuta a dirti soprattutto di dimenticare quello che ti ho detto. Perché io non sono tua amica e non voglio mettermi in mezzo perché non ne ho alcun diritto. Ma non sono affatto pentita per quello che ti ho fatto. Non mi interessa quello che dici. Capisco che non ti interessi, ma ti darò un consiglio sincero. Non lasciar perdere questa faccenda. Ma cosa, Antonella? Ho preso una decisione, visto come ti comporti con me. Non farò più caso e non darò il minimo peso a quello che mi dirai. Aspetta. Va bene, fa quello che vuoi. Ma ciò che sto per dirti lo dico per il tuo bene. Se non vuoi credere che Leandro è il tuo papà, ok, non mi credere. Ma se fossi in te ci penserei. Basta, smettila, sono affari miei e tu non ti devi intromettere. Cosa credi? Lo so che lo dici per farmi soffrire, non certo per il mio bene. Tu potrai anche non crederci, ma stavolta voglio aiutarti. Perché se non te lo ricordi, Patty, nemmeno io ho avuto un papà. Oh, Matias, che sorpresa, come Benissimo, stai? Sono tornato ad allenarmi con il Boca. Ah, è vero, oggi era il primo giorno, allora com'è andata? Bene, bene, i ragazzi sono stati molto contenti di rivedermi perché gli mancava il goleador. Dimmi, hai segnato? Certo che ho segnato, che domande, ho fatto ben due reti. Che bravo. Sono sempre più convinto che sia questa la mia strada. Sì, credo anch'io. Temo di avere le traveggole, vedete anche voi quello che vedo io, ragazzi. Non è possibile. Patty, il tuo cane ha indossato gli occhiali di mio padre. Sì, ma come ha fatto? Io non gliel'ho messi di certo. E non solo, credo che abbia anche scritto qualcosa al computer. Sì, ha scritto cerca papà.